Allora, il viaggio in macchina è sempre lo stesso, quindi stavolta l'abbiamo evitato. Siamo direttamente in aeroporto, le mie ciantelle per il viaggio. E let's go. Speriamo che parte sto cazzo di volo, ce l'hanno già annullato uno. Speriamo nell'annullamento, non del secondo. Parli per bene. Oppure dell'annullazione. E speriamo bene. Siamo aggiornati, cazzo! Teniamo aggiornati su tutti i possibili cose che possono succedere in questo incredibile viaggio. La presa B e la presa male, arrivano in silenzio come una funicolare, che ti portano in alto o ti fanno cadere sul fondo della valle, nel fondo del bicchiere, non ti puoi dissetare. La presa B e la presa male. Siamo appena atterrati in quel di Lampedusa con cardo di Gesù Cristo e ora ci dovrebbero portare all'hotel. Sto aspettando gente che piglia le valigie e poi ci siamo. Gruppo condominiale. Tac, birretta, chioschino di questi nostri amici. Sono sicuro che mi innamorerò di questa isola perché me l'hanno pubblicizzata come una delle migliori isole in Europa per il mare. Spero che non vi deluderà questo video e vi farà capire che anche posti in Italia, anche posti vicini, anche posti meno quotati per la movida e tutte queste cose funzioneranno. Assurdo, ma adesso arriva il momento di pulizia bicchieri, perché dovete sapere, quando gli amici hanno bisogno di una mano, il terrone vero non si fa mai indietro, nonostante sia in vacanza. Buongiorno Vietnam. Faccio un po' un tour della stanza perché è molto 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 bella. Letto, armadio, la prima fottuta volta che trovo l'armadio. Cioè, prima no, però, nei posti estivi. Specchiettino molto carino. Vista Lampedusa. Bagno, bidet, doccia, che è abbastanza larga. Per chiavarci. Vediamo un po' di informazione su quest'isola. Allora, dovete sapere che Lampedusa è 15 km quadrati più o meno. Cioè vuol dire che è più piccola di un quartiere fiorentino, praticamente. E... buon arancino. Ma che arancino devo fare colazione? E praticamente non c'è, c'è una via e basta, un po' più commerciale, è questa qua. È finita. Che si chiama Via Roma. Arriva là in fondo ed è finita l'isola praticamente. E poi c'è tutti che parlano così, salutano Cammella, minchia Cammella non ci vediamo da una settimana, ma cazzo cazzo. Ok, questo negozio siamo ok, prezzo giusto. Ok, questo negozio siamo ok, prezzo giusto. Comunque a prescindere da questo, e nulla, dai, dopo facciamo vedere il mare, ciao, vaffanculo, ciao. Un piano di sta roba? Un piano per favore. 250 euro, grazie. Diretta da TG2, lui vuole presentare la sua squadra. O c'è Keko? Poi ci lavoro tre Keko, poi ci lavoro un mammut. Ciao nonni. Poi ci lavoro mio cognato. Ma mi... siamo a Lampedusa, l'isola meno abitante d'Europa. Allora ci racconti più o meno cosa succede in quest'isola. Beh, in quest'isola ci sono quelli ormotorino che fanno le impennate, vanno giù per le strade, se muoiono sono cazzi suoi, importa una sega, all'ospedale non c'è, quindi se hanno il patino possono andare fino in Sicilia. Se no, cazzi loro. Quello lo mangia sempre. Certo. Perché qua delle regole non è che si sta a morti, cioè. Beh, ma allora, e che c'è di bello? Sì, c'è il mare, c'è la passera siciliana, c'è la passera siciliana importante, sì. Una delle cose più importanti degli ultimi due anni. De, qua a Lampedusa la passera è la prima cosa fondamentale che ci deve essere, capito? Signora, tutto bene? Sì, sì, guarda. Le stanno facendo l'intervista retrostante, fammi vedere cosa succede, cazzo. Cala, croce. La foto della prima? Sì, certo. Cala, croce. Perché prima di scendere, gli fai segno alla croce, eh? Che fai che? A me mi piace. Il video è mio, decido io. Le chiavi. Fava. Il mezzo. Lo devi prendere per forza la mia malattia. Amore, 100 euro di buono, devi mangiare. Amore, ma scusa, ma non...
Ma ero dimenticato di farvi vedere questa, che ieri non avevo la possibilità di farvi vedere, che me l'ero dimenticata. Vedere un massaggino importante, importante. Ringrazio me stesso per i sacrifici che faccio durante l'anno e mi possono permettere di godermela almeno una settimanina l'anno, quindi sono mai viste, soltanto di passaggio nell'atrio comunale. E io ci provo già da un po', vorrei si conoscessero ma so che non si può. Come il giorno e la notte, come il via e lo stop, come il va bene e il no. E non saprò cosa sono e sarò certo fermo, no. Mi confonde, non so perché parla e dacci una voce senza di. State in questo centro praticamente ospedaliero dove vengono ricoverate tutte le tartarughe che vengono trovate ferite oppure in mezzo alle reti oppure hanno mangiato della plastica in mezzo al mare, ed è uno dei centri più importanti del Mediterraneo, se non il più importante, mi sembra il più importante ma non vorrei di una cazzata. E praticamente pensavamo che fosse che poteva essere un'esperienza simpatica, divertente, invece siamo usciti tristissimi ma molto più coscienti, perché ci hanno spiegato un po' i motivi per il quale si stanno estinguendo queste povere tartarughe marine, e chiaramente senza nemmeno, cioè non mi bisogna dirlo, al primo è il fatto del riscaldamento globale, perché sopra i 30 gradi le uova si schiudono con solo tartarughe femmine, come ben potete immaginare con solo femmine si fa poco. E quindi è un casino. Così se non inquiniamo. Che altro, ragazzi, sono assurde. Io la prima volta vedo una tartaruga, veramente un essere magnifico. Quindi veramente fa una tristezza incredibile. A me mi ricorda qualcosa questo negozio. I colori, la scritta. Sono questo e sono fiero di me. Anche se spesso ho dato il peggio di me. E dovrei farlo ma non cambio perché. Nessuno è come te. Potessi fare un feat, lo farei con Brash. Potessi fare un film, lo farei nel West. Potessi cambiare vita, lo farei per te. Ma se potessi cambiare il mondo, inizierei da me. Forse nascerei in Uganda, dove non si mangia. Capirei chi scappa, apprezzerei di più l'Italia. Ma se rinasco qua, spero di essere un politico. Solo una cosa. Solo una cosa. Che spettacolo. E diventerò mamma per capirne l'importanza. Se ogni uomo che fa strada era un moccioso nella pancia. Se rinasco handicappato e mi tengono sedato, fravivrei nel panico perché è uno stato sadico. E se rinasco rapper, spero sia sempre nelle strade dove non sparano cazzate. Allora, mi mancava una ripresa per il video di Lampedusa e quindi ho deciso di farla a Corfù, perché era, volevo parlare di questo argomento, appunto perché forse è la cosa un po' più importante per quanto riguarda il racconto della vacanza a Lampedusa. Quando sono tornato e prima di partire, appena veniva nominata la parola Lampedusa, chiaramente e ignorantemente, la gente mi rispondeva solo una cosa: sì, no, se immagino sia bella, però ho visto pena di immigrati, mi hanno detto che si vedono ovunque e sono ovunque. Ragazzi, io vi giuro che in una settimana non ne ho visto uno. Non che la cosa mi renda felice, perché non mi cambia niente, anzi per me non c'è nessun problema, però a prescindere da quello hanno un'organizzazione incredibile e veramente funzionale, perché comunque come funziona ora vi spiego, almeno vi spiego la verità e non quello che dicono i telegiornali, perché chiaramente anch'io arrivando lì mi sono reso conto che era tutto completamente diverso da come i telegiornali raccontassero il fatto. C'è un porto, ok, che è diviso in due parti, un porto turistico e un porto invece dedicato esclusivamente agli sbarchi degli immigrati. Quindi come funziona? Le navi del Mediterraneo che fanno il soccorso stanno 24 ore su 24 a tot metri dalla costa per appunto controllare che arrivano le barche con gli immigrati. Nel momento in cui si accorgono e vedono che stanno arrivando dei barconi, soprattutto a maggior ragione se sono non in una situazione diciamo di donna, che onda,
Stavo dicendo, nel momento in cui si accorgono che sta arrivando una nave con gli immigrati, che a maggior ragione è messa così così, quindi o è stracolma, o è di legno, o non ha motore, o vabbè, che comunque è il 95% dei casi, perché di sicuro non arrivano i traghetto, loro gli vanno incontro, li fanno salire su una nave sicura, in sicurezza, e li portano a porto, appunto, a questo porto secondario. In questo porto secondario li fanno scendere tutti quanti, li schedano, quindi se c'hanno i documenti li registrano, se non ce l'hanno li schedano in un altro modo che non conosco, e successivamente nel giro di una, due, tre, sei ore massimo li rimettono su altre barche sicure del, appunto, soccorso mediterraneo, e li portano nei porti centrali italiani, non che Lampedusa non sia in Italia, però i porti centrali sulla penisola, ok? Quindi proprio per quello non si vedono, perché loro toccano l'isola per 8 ore che non te ne accorgi nemmeno, anche perché questo porto è completamente murato, quindi te esternamente non vedi niente. Io che sono curioso, io che sono una persona che si vuole informare, di mia spontanea volontà ho deciso un attimo di mettermi in un punto dove si vedeva qualcosa, non si vedeva nulla, ma qualcosina si vedeva, quindi ho visto più o meno questo processo qua. Per chi volesse andare e gli scomoda questa cosa di vedere gli immigrati, cosa che secondo me è sbagliata, perché anzi dovremmo essere felici di vedere delle persone al sicuro, vi renderete conto che non ce n'è mezzo, non ce n'è mezzo, le cose vengono fatte bene, le cose vengono fatte nel modo giusto, e l'intento loro è solo ed esclusivamente quello di mettere in sicurezza questi poveri ragazzi. Quindi zero, 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 anche perché l'isola, come ho detto anche in precedenza, è veramente minuscola, quindi nel caso rimanessero tutti là, effettivamente sarebbe impossibile farli alloggiare da qualche parte, perché è minuscola l'isola. Voi considerate che il terzo giorno che eravamo lì, che era sabato, è saltata la corrente in tutta l'isola, cioè non è che saltava, hanno staccato la corrente in tutta l'isola per qualche ora di proposito per attaccare un nuovo generatore, poiché c'era veramente troppa gente sull'isola ed erano solo turisti, quindi non considerando chiaramente gli immigrati. Quindi pensate voi se rimanessero tutti là che disagio metterebbe a livello proprio gestionale dell'isola. Quindi ragazzi, vi consiglio vivamente di andare a vedere, e vi consiglio anche vivamente di fare quello che ho fatto io, quindi andare a curiosare e capire realmente in che condizioni arrivano sti poveri ragazzi e in che condizioni li rimettiamo noi al sicuro, ed essere felici di questa cosa. Sono questo e sono fiero di me, anche se spesso ho dato il peggio di me.